cosa diciamo di questa stagione che sta per iniziare? Si festeggia la fine, bisogna ripartire bene lanciati per l'inizio. Credo che bene o male tutti hanno ripreso, perciò indipendentemente dai successi o da quelli che vogliono ancora fare meglio, perché veramente credo che quest'anno sia stata una spedizione molto importante. Perciò la nostra federazione in 5 discipline soltanto nella pallanuoto non ha raggiunto diciamo l'apice di un successo, però per il resto delle discipline è andata piuttosto bene e credo che questo sia comunque un altro anno comunque da affrontare comunque nel migliore dei modi. Adesso a bocce ferme, a mondiale concluso, chi è che ti ha impressionato di più degli italiani e quelli internazionali? Questi due soggetti qua accanto. Questi due fanno paura. Federico indubbiamente sì, è stato un bel colpaccio, insomma abbiamo detto a Budapest, lo ribadiamo ancora adesso, che insomma è stata di certo una delle gare più belle della sua vita, forse la seconda più bella, perché la più bella deve rimanere sempre quella olimpica. E di internazionali? Cioè? Atleti internazionali, qual è stato l'atleta internazionale che ha più colpito? Due in particolar modo, Sjöström in campo femminile e poi il nuovo americano insomma che ha vinto 7 ore, Dressel, che mi ha impressionato perché completo, brillante, dinamico. È ovvio che bisogna continuare così per dimostrare, consacrarsi. Allora noi ti ringraziamo, ti aspettiamo ovviamente durante le competizioni, ti facciamo gli auguri se con qualche giorno di ritardo, ma insomma ti abbiamo visto adesso. Di solito ho quell'ansia da compleanno, nel senso che non mi piace festeggiare perché ho questa attesa, questa cosa che aspetto, poi finisce subito, perciò io festeggio meno una settimana, quindi da 17 fino a... Ne abbiamo fatti 32 mi sembra. Sì, più o meno. Ciao. Ciao Marco.